Dal 5 all'11 ottobre, con un'anteprima speciale sabato 2, torna la settimana del contemporaneo a Faenza per celebrare l'undicesima giornata dell'arte contemporanea indetta da Amaci. Grazie all'organizzazione del MIC, del Museo Carlo Zauri, di Tesco, dell'ISIA, del gruppo di architetti più A, di Opera Delocalizzata e della Fototeca Manfrediana. I 7 luoghi cardine della settimana, oltre al MIC, Tesco e al Museo Zauri, saranno anche la Galleria Comunale, i Salesiani, il Museo Malmerendi e la Cantina Leone Conti, oltre a 17 studi di architetti che apriranno le porte ai visitatori in occasione di serate, incontri, mostre, ma soprattutto food design. Inauguriamo il 2 di ottobre con la Fototeca Manfrediana e chiudiamo l'11 di ottobre sempre con la Fototeca Manfrediana allestita con una mostra alla Galleria della Molinella. Tutti i giorni ci saranno degli eventi, un dialogo costante e continuo con i linguaggi della contemporaneità, non solo mostre ma anche presentazioni di cataloghi, di libri e di progetti. Tra i nomi più importanti Luigi Ontani, Silvia Camporesi, Nero Alessandro Neretti, Laurina Paperina, Giulia Manfredi, Jonathan Monk e Giuseppe Ducrot, con un progetto tra l'altro legato ad Expo 2015 per la cura nazionale di Achille Bonitoliva. Questa iniziativa avrà il massimo delle sue espressioni il 10 di ottobre, che è la giornata nazionale dell'arte contemporanea, che vedrà anche l'apertura degli studi di architettura con un dialogo anche qui con artisti, quindi piccole mostre inserite negli studi. Quindi è veramente un bel calendario, una bella possibilità di visitare e fruire dell'arte contemporanea. Dopo l'anteprima della Fototeca Manfrediana sarete voi a inaugurare la settimana del contemporaneo con le opere realizzate da Monk durante la residenza d'artista. Che residenza è stata? È stata una residenza molto bella e molto semplice, anche nel senso che Jonathan Monk è un grandissimo artista, uno di quegli artisti che rimarranno nella nostra epoca. E però ha un approccio veramente molto chiaro, semplice, e quindi abbiamo capito immediatamente cosa dovevamo fare. Abbiamo lavorato molto bene anche con i ragazzi dell'Accademia di Belle Arti di Bologna e di Ravenna, che hanno partecipato al workshop, e quindi usciranno delle opere che parlano di ceramica, parlano anche della storia del Museo Zauri, se vogliamo, poi scoprirete come, e si intrecciano alla sensibilità dell'artista. Quest'anno Tesco partecipa con la personale di Nico Vascellari. Nico Vascellari è un artista internazionale, è anche musicista, ha diversi progetti musicali e ha avuto mostre non soltanto in Italia ma anche all'estero. La prossima mostra che è in programma è al Maxi di Roma nel 2016. Quindi partecipiamo con un artista che ha una doppia anima, così com'è nello spazio laboratoriale Tesco, cioè quella di essere sia uno spazio per la cultura visiva ma anche la cultura musicale e diciamo la creatività in generale. Vascellari presenterà una serie di installazioni e di sculture in ceramica, trasformerà completamente il nostro spazio, gli darà questa impronta misterica e anche espressionista, che poi è una cifra del suo lavoro, e quindi siamo anche, come dire, anche molto curiosi noi, perché è un progetto completamente inedito che verrà presentato per la prima volta qui a Faenza. La collaborazione fondamentale per noi è stata quella con Bottega Gatti, che ci ha dato un grande supporto tecnico per quanto riguarda la parte appunto tecnica della ceramica, che poi verrà presentata il 7 ottobre. Una sfilata diretta per alle persone disabili. Innanzitutto, come mai questa decisione? Allora, da una parte c'è il fatto che il design si è sempre occupato dei problemi dell'essere umano, e quindi dei problemi sociali, dei problemi di tipo etico. Dall'altra parte c'è un aumento di attenzione verso questi temi, consapevole, voluto proprio dal sistema ISIA negli ultimi anni. Quindi sono stati progettati dai nostri studenti numerosi, devo dire, abiti chiaramente, consapevolmente pensati per ragazzi disabili. Il tema è questo: se un giovane per destino, per sfortune, per casi della vita, sa che dovrà passare la propria esistenza su una carrozzella, dove sta scritto che non può avere un abito bello come quello dei suoi amici e delle sue amiche? E la bellezza non è solo un elemento di superficie, non è solo cosmesi, è inclusione, potere avere i diritti degli altri.
Il tema è stato affrontato però in generale nell'ottica del cosiddetto design thinking, quindi attenzione a tutte le variabili, attenzione alle problematiche teoriche, psicologiche, ma anche a quelle pratiche. Un ragazzo disabile spesso subisce mutazioni antropometriche, quindi non può indossare diciamo le taglie ordinarie. Un ragazzo disabile a volte ha bisogno di essere coadiuvato nel vestirsi, e questo significa altri tipi di problemi. Un ragazzo disabile non può indossare una giacca come quella che io, perché le ruote la consumerebbero. Allora, intervenire su tutte queste variabili e creare delle soluzioni che abbattano le barriere non architettoniche, ma in questo caso psicologiche e sociali, questo è certamente un compito del design. Federico Lega, per Faenza Web TV.